residente non domiciliato all'interno del Regno Unito, cosiddetto non dom. Come funziona? È ancora una buona idea essere un residente non domiciliato in UK nel 2022? Quali sono le tipologie di tassazione di cui è possibile usufruire e soprattutto quali sono le agevolazioni fiscali? Se è possibile ancora utilizzare queste agevolazioni fiscali, te lo dico dopo la sigla. Tagliatela e tu sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a cliccare subscribe e a lasciarmi un like, che poi se vorrai lo terrai alla fine del contenuto di altissima qualità che ti fornirò, altrimenti ti invito a levarlo se non ti dovessi ritenere soddisfatto. E torniamo alla mia domanda principale. Residente non dom, abbreviazione di non domiciliato, è una figura mitologica, quasi epica, che si perde nella notte dei tempi, considerato tra l'altro che la fiscalità UK è la più antica del mondo, fondamentalmente. Ok, quindi tu immagina quanto può essere difficile comprendere per bene questo concetto, perché in un'evoluzione centenaria della fiscalità, come dire, leggi, decreti e emendamenti si sono susseguiti, prassi e giurisprudenza, in maniera tale da complicare ancora di più le cose. Ricordo tra l'altro che l'Inghilterra è una giurisdizione di common law che funziona quindi con principi differenti da quella di civil law, come per esempio invece l'Italia. Ok, e partiamo immediatamente quindi da questa distinzione civil law versus common law, o meglio da come viene considerato il concetto di residenza e di domicilio in Italia e da come viene considerato il concetto di residenza fiscale e di domicilio in UK, per cominciare un attimino a capirne un po' meglio di UK non dom. Quindi, banalmente, semplificando al massimo, in Italia la residenza è dove vai a appoggiare le chiappe per la maggior parte dell'anno, quando ti metti a dormire nel letto, se ne hai uno, io mi auguro di sì. Il domicilio invece è visto come centro degli interessi vitali, quindi se per più di 183 giorni di un anno hai il centro degli interessi vitali all'interno della giurisdizione italiana, sei considerato domiciliato all'interno dell'Italia e qui paghi le tasse. Mentre per quanto riguarda UK, il concetto di residenza fiscale si basa su una permanenza fisica per 183 giorni nell'arco di un anno fiscale, che è una datazione diversa, perché parte ad aprile e finisce a marzo dell'anno dopo, ma è sempre di 365 giorni, oppure addirittura il fisco ti considera residente se per 91 giorni consecutivi hai un'abitazione a disposizione, che può essere anche per esempio la stanza che un amico ti mette a disposizione all'interno del Regno Unito. Il domicilio invece sotto un profilo UK è un po' più complesso, sempre semplificando nella maniera più veloce e massima possibile, diciamo che l'Inghilterra ti dice, il Regno Unito ti dice, guarda, quando vieni da me hai intenzione di rimanerci per sempre? Se l'intenzione o la risposta è sì, ma deve essere chiaramente, come dire, deve essere in qualche modo manifestata, per esempio prendendo un passaporto o sposando una ragazza o un ragazzo che abbia il passaporto UK, e allora sei considerato residente e domiciliato e paghi le tasse in Inghilterra, punto. Se invece la tua risposta è no, non ci sono manifestazioni evidenti del fatto che tu voglia trascorrere il resto della vita finché muori all'interno del Regno Unito, e allora sei considerato residente non domiciliato. Che cosa fai residente non domiciliato? Cerca allora di applicare quei vantaggi fiscali di cui parlavamo all'inizio. Quali sono e come funzionano? Fondamentalmente, una volta all'anno in dichiarazione dei redditi, il residente non domiciliato opterà una scelta e deciderà se vuole essere tassato con il cosiddetto e-rising method, cioè e-rising basis, che è fondamentalmente quello che succede in Italia, cioè il principio della worldwide income taxation, voglio essere tassato su tutti i miei redditi ovunque prodotti all'estero, ma anche all'interno del Regno Unito, oppure può scegliere se applicare la remittance basis, che significa voglio essere tassato sui redditi di fonte UK, ma tutti i redditi di fonte estera, quindi non prodotti all'interno del Regno Unito, voglio essere tassato solo se li rimetto su un conto corrente UK. Ok? C'è questa grossa differenza, è un flag fondamentalmente, niente di più complicato, che si mette in dichiarazione. Sei tu che, una volta che hai acquisito lo status di residente non domiciliato, puoi decidere di anno in anno di cambiarlo. Facciamo attenzione che dal settimo anno in poi la remittance basis, quindi il secondo metodo di tassazione di cui ti parlo, prevede però il pagamento di un'imposta minima di 30.000 sterline, che poi nel corso del tempo, quindi mano a mano che
che passano gli anni all'interno del quale tu sfrutti questo vantaggio, adesso lo vediamo qual è questo vantaggio, da 30.000 sterline si arriva a pagare fino a 90.000 sterline l'anno, che però chiaramente alla luce di eventuali redditi esteri copiosi evidentemente è un'agevolazione che ne vale la pena. Andiamo ad analizzare allora perlomeno tre caratteristiche, tre casistiche in cui è possibile sfruttare la remittance basis. Numero uno, sul reddito da lavoro dipendente. Quindi se tu sei dipendente di una società UK e il reddito da lavoro dipendente, quindi il salario, la busta paga, ti viene da una società UK e lì non ci sono santi, quello è tassato all'interno del Regno Unito secondo le aliquote, la loro personal income tax ha due aliquote, una prima del 20 e la seconda del 45%, con un po' di agevolazioni, deduzioni, detrazioni, eccetera, eccetera, ma tant'è. Se invece la tua società, la società per la quale lavori, che ti eroga uno stipendio, è una società che non ha sede all'interno della UK, ma ha sede all'estero, ma anche in Irlanda, per esempio, o nelle British Virgin Islands, e magari un fondo di investimento, e tu sei manager di un fondo di investimento, questo stipendio, se ti viene accreditato su un conto corrente non UK, e allora non è tassato, ok? Quindi questa è la grande prima agevolazione sul reddito da lavoro dipendente. Andiamo a vedere invece i redditi di capitale, come per esempio i dividendi. Potresti essere azionista, socio di società che non hanno la residenza fiscale, che non hanno la sede legale in UK, perché anche qui la stessa distinzione del reddito da lavoro dipendente. Se il dividendo ti viene da una società UK, è tassato a livello personale in UK. Se invece questo dividendo ti viene da una società francese, spagnola, tedesca, whatever, dovunque sia questa società, e il dividendo non viene rimesso all'interno di un conto corrente UK, e allora questo dividendo non è tassato. Terza tipologia reddituale da prendere in considerazione, per esempio abbastanza diffusa, è quella del capital gain. Il capital gain, quindi la plusvalenza d'alienazione asset, quindi se questo asset che alieni, real estate, un strumento finanziario, una partecipazione, si trova all'interno del territorio UK, è tassato in UK, ma se questo asset non si trova in UK al momento della realizzazione del capital gain, e allora non c'è nessuna tassazione, a meno che chiaramente quei soldi che derivano dall'alienazione dell'asset vengano rimessi su un conto corrente UK. Due precisazioni prima di lasciarci: la remittance basis è un concetto più ampio di accreditare su un conto corrente, cioè se quei redditi che poi hai corrisposto su conti correnti esteri, hai accumulato su conti correnti esteri, in qualche modo li spendi in UK con la tua bella carta di credito, quello è una violazione, quantomeno non stai rispettando la remittance basis, per cui quella fonte di reddito poi dovrebbe essere implicitamente dichiarata e tassata in Inghilterra. La cosa a cui devi fare più attenzione, nella misura in cui hai necessità di diventare un res non dom per sfruttare i vantaggi fiscali, è l'applicazione del trattato contro le doppie imposizioni. Nel tuo caso, che sei evidentemente italiano tra UK e ITA, ma in realtà se ti stai spostando in UK dalla Spagna, dai precedenti trasferimenti, allora bisogna fare attenzione anche a quelle altre convenzioni contro le doppie imposizioni che a determinati requisiti potrebbero non essere applicabili. Questo in virtù del combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 4 delle convenzioni, che non andiamo ad analizzare oggi perché non mi interessa sviscerarli in questo contesto, diventerebbe troppo complicato, ma è un alert che deve rimanere sul tavolo per capire che questi trasferimenti in paesi non dom, e l'Inghilterra non è l'unica, possono creare delle incompatibilità e una impossibilità reale di applicare le convenzioni, quindi con buona pace poi di sfruttarne eventuali vantaggi in termini di agevolazione, crediti d'imposta, ma anche di dirimere problemi di dual residence. Io sono Luca Tagliaratella, credo, spero di averti portato un contenuto di qualità anche oggi. Se ti è piaciuto il video lasciami like per approfondimenti di consulenze di qualsiasi altro tipo ti potessero girare in questo momento nella testa, ti invito a cliccare il link nella descrizione. Noi ci rivediamo al prossimo video.